Possiamo parlare di genocidio, quindi? Possiamo parlare di genocidio. Grazie mille. Prego. Entrambi i processi causano inquinamento di aria, terra e acqua, senza dimenticare il cambiamento climatico. L'incenerimento dei rifiuti è davvero negativo. Vi ricordate le sostanze tossiche nello stadio della produzione? Bruciare i rifiuti le libera nell'atmosfera. Anzi, peggio ancora, le trasforma in sostanze super tossiche, come la diossina. La diossina è la sostanza più tossica mai creata dall'uomo. E gli inceneritori sono la principale fonte di diossina. Ciò significa che potremmo fermare la principale fonte della sostanza più tossica semplicemente smettendo di bruciare i rifiuti. E potremmo farlo oggi. Possiamo parlare di genocidio, quindi? Possiamo parlare di genocidio. Grazie mille. Prego. Beh, per la popolazione è quello che provocano tutti gli inceneritori: un aumento dei cancri, un aumento delle malattie cardiovascolari, un aumento degli aborti, un aumento delle malformazioni fetali, addirittura malattie molto difficili da immaginare per i non addetti ai lavori, come per esempio il diabete o le tiroiditi, per esempio. Quindi aumenteranno, ma è ovvio, logico che sia così. Non è che ci voglia un genio, un profeta. Possiamo parlare di genocidio, quindi? Possiamo parlare di genocidio. Grazie mille. Prego.